Salve a tutti e bentornati qua con John Deagle, Legend of Tomorrow, che qua ha un ruolo perfetto. Torna il nostro caro John Deagle. Buongiorno Andrea. Leggendario, ruolo leggendario. Buongiorno a tutti. Quindi, se volete diventare anche voi una leggenda, come lo siamo già noi, e come lo è John Deagle in questa puntata, io vi invito a iscrivervi al canale. E che questa video recensione è in collaborazione con la pagina Facebook Arrowverse Italia, giusto Andrea? Esattamente, potete trovare tutti i dettagli in descrizione per poter andare a seguire la pagina di Arrowverse Italia, ma non soltanto quella di Arrowverse Italia, perché comunque ci sono tutti i canali social, Instagram, Twitter, che trovate ovviamente in descrizione. Ora tutti i vari simbolini appariranno attorno a noi come un'aureola di un angelo, perché io ed Ivan siamo angeli a seguire roba come Legends of Tomorrow e di quella che poi arriverà tra qualche giorno. E detto questo, comunque, per continuare aiutarci ad avere la pazienza di vedere puntate del genere che veramente ci fanno chiedere, siamo delle leggende noi a seguire puntate del genere, cosa potete fare per poterci supportare e supportarci nella nostra sopportazione in queste puntate? Potete abbonarvi attraverso Twitch, trovate in descrizione il canale Twitch, potete abbonarvi se avete Amazon Prime gratuitamente e ricordatevi che comunque deve essere rinnovata mese per mese perché purtroppo Prime Video non permette, o meglio Twitch Prime che è collegato a Prime non lo permette ed è una cosa che io mi dimentico spesso e, o altrimenti potete fare una subscription normale. Altra opzione è attraverso Telegram, trovate il canale Facciatori di Bomboloni aperto a tutti, dove ci sono diversi argomenti, sondaggi. Questa mattina ho addirittura portato sette produzioni di Sì, visto che comunque parliamo di Legend, siamo sempre in casa di Sì, lavorazione al momento, quindi qual è quella che andrete di più, quella Io che andrete di meno, poi se gente che non gli vuoi che frega ti niente. spoilerò la mia? Io attendo Dai, spero, comunque, con ansia allora, l'ottava. le elenco, Sì, ok. l'ottava stagione di The Flash. Ma quella la sapevo. Infatti non l'ho messa in lista perché altrimenti tutti l'avrebbero messa a primo posto. Che poi non so se è già in produzione, però erano queste in produzione che poi sono in realtà tre serie che vanno su HBO Max e i quattro film al momento in produzione. Quindi tolto The Batman che comunque deve fare qualche retake in post-produzione e tolto Suicide Squad che è finito. E quindi volete partecipare anche a questi dettagli, questi sondaggi, queste discussioni o parlare anche di Loki, se volete anche voi una mascotte di Loki coccodrillo, aggiungetevi, fate parte dei farcitori di bomboloni e poi anche in questo caso potete con PayPal abbonarvi al canale. Altrimenti se volete regalarci un pacco di Nutella Biscuit, se volete farci una donazione, una tempore, trovate il link di Streamlab per una donazione. Ok, perfetto, è andata bene. Quindi dai, adesso andiamo e poi dopo cioè, vai. Vediamo un po'. Ce la faccio, dai, la sigla leggendaria la mandiamo e ve la beccate. Allora. Ok, allora Andrea. Puntata numero episodio numero 8. Che dire, si torna nel vecchio West, rivediamo le leggende comunque riprendere in mano il loro lavoro, diciamo, quello di sistemare la linea spazio-tempo, la linea temporale. E perché trovano un alieno, un'alterazione di un alieno nel vecchio West. E quindi si dirigono verso il vecchio West, ma si dirige tutta la squadra, a parte Mick che rimane sulla Wave Rider. Mick è comunque devastato, probabilmente per la morte di Kyla, o comunque apparentemente morte di Kyla, perché secondo me non è morta. Io sono abbastanza convinto Assolutamente no. che sia ancora tra di noi. E vediamo comunque tutto il team, Gary compreso, a cercare di fermare questo alieno. Cercano comunque, grazie a Spooner, di identificare questo alieno. Tra l'altro, la prima cosa che fa prima della sigla, prima della sigla abbiamo fatto il provo, ma prima della sigla di Legends, nell'episodio, Sara, mentre cerca comunque, sta parlando con Ava, gli dice: "Ah, io sono un clone ibrido alieno, umano."
E poi parte la sigla. Così. Infatti non me l'aspettavo che l'avrebbe rivelato subito tutto così. È pur vero che vista la storia è una cosa che non puoi tenere nascosto, però credevo che almeno un minimo di pathos, un minimo di attesa, invece no, proprio l'ha sbrodolato giù subito. Vabbè, Vabbè. la storia è semplice, si riassume in 2 minuti, potremmo riassumerla in 2 minuti, perché Sì, in questa facciamolo. cittadina della Fist City, sembra che si chiami, First City, sì, prima città. c'è praticamente una città apparentemente calma, tranquilla. Perché? Perché questo alieno è un vermone alla Gabro. Come si chiamavano i graboid, quelli di Quelli lì Tremors, di Tremors, sì, mi pare di i sì. Anche graboid. se ultimamente io penso a quelli di Dune, che comunque. Però quelli di Tremors, è praticamente un verbone che arriva sottoterra e viene alimentato dalla rabbia. Quindi questa cittadina non è la classica cittadina western dove c'è il saloon con alcol, risse, sparatorie e quant'altro, ma c'è birra analcolica, giocano a rubamazzo, non giocano a poker, non ci sono Frappè. i frappè, e insomma qua c'è qualcosa che non va. Accolti comunque bene le nostre leggende come stranieri da questo sceriffo che tiene sotto scacco l'alieno con un fischietto. Con un fischietto. Cosa fa? C'era anche un vecchio sceriffo che comunque tiene d'occhio l'alieno. E chi è il vecchio sceriffo? È Buzz Reeves. Buzz Reeves, che è interpretato da John Deagle, che se si vede in 45 secondi in questa puntata è già dir tanto. E anche troppo. È già No, dir. c'è da dire che comunque questa storia qua riporta per poco l'intervento, diciamo, la capacità, comunque l'expertise di Nate, Sì. perché lui, essendo uno storico, si ricorda che questa città qua, anzi, era pericolosa e si ritrova appunto questo, dicevi qua, questo Buzz Reeves che è ricercato, che invece è una persona buona, e il contrario. È il Quindi contrario. diciamo che è lui, quello lì, il primo che, usando appunto le sue nozioni storiche, è sorpreso della situazione. Ma perché vogliono tenere la pace? Non vogliono eliminare l'alieno? Non vogliono? Perché comunque si viene a scoprire che tutta la città sa della presenza dell'alieno, del vermone. Perché lo vogliono tenere e reggono il gioco? Perché il nostro caro alieno, il nostro caro vermone, caga oro. Da Così. una parte e dall'altra parte mangia le persone, cioè attira le persone che hanno una certa rabbia. Quindi, se la gente si comporta pacificamente, senza, diciamo, alterarsi, eccetera, sopravvive, altrimenti rischia di essere ammazzato dal vermone. Già mu muoiono un tizio che sfida Sara perché sa Sara. Oh, sì, credo Sara. E poi Quello lì muore con la pistola, con la no? pistola. Poi anche il sindaco vuole un duello con Sara. Spara in testa Sara. Sara si rigenera. Viene scrivellata di colpi, perché poi noi sappiamo che è un clone ibrido alieno, umano, e la gente è stupefatta. Quindi il vermone mangia anche il sindaco. Nate, per alimentare comunque, per tenere, si incazza perché si sfoga un po' Nate, diciamo, perché durante la puntata abbiamo visto Zari essere un po' in conflitto col fratello. Anche noi. Sì. Constantine in conflitto, litigare un po' con Gary perché Constantine, che forse credo che sia la parte più interessante, sta cercando la fontana dell'impero, che è un manufatto alieno antico che potrebbe ridare la magia a Constantine. Quindi, scusate, interroga Gary, che comunque fa il vago, su questo manufatto. Alla fine, comunque, Constantine sa benissimo che Gary sta mentendo. E lo mette alle strette. Poi c'è anche questo litigio fra Spooner e Astra, che comunque sembrano Tom e Jerry, alla fine collaboreranno e diventeranno amiche. E c'è anche questo tra Ava e Sara, perché Sara continua a bere frappè con le ciliegie, cioè tutta la puntata beve frappè con le ciliegie. Quindi
alla fine comunque Nate si incazza, alimenta il vermone e a seccarlo sarà Astra con la magia Con l'aiuto anche di di Spooner. Spooner. Esatto. Cosa succede? Buzz Reeves torna alla guida della città. Sara un po' fa dig, fa sì, riesco a malapena a digerire. Bella questa battuta qua. Sì, è meglio in inglese perché dig, scavare, dice sì, io ogni tanto lo faccio, però lei metteva dig per abbreviazione di Deagle. Dig, sei te? E quello dice sì, ogni tanto diggo, nel senso dovrebbe essere così in italiano per aver senso, mentre invece lei ovviamente riconosce che è un altro personaggio. Credo che infatti Sara dovrebbe essere l'unica a conoscerlo, giusto? No, Gli anche altri... Nate. Davvero, più o meno anche le altre leggende, Anche diciamo che Sara è quella che Nate. In teoria comunque, avendo anche passato... Ava e Berad. Perché anche Berad in teoria aveva preso il posto della vecchia Zara e Zara comunque aveva combattuto durante. Quindi in teoria Sì, la storyline quello della sì. vecchia Zara dovrebbe essere quella di Diciamo Berad. però che Sara, che è apparsa prima in Arrow e Deagle, diciamo che è il Anche personaggio della Constantine cosa, è quella che conosce. sicuramente ha quella che conosce da più tempo, Anche ecco. Constantine conosce Deagle. Ti ricordi quando sono andati a trovare a Terra 666 A per trovare trovare Lucifer? 666, sì. A Trovare Lucifer. E trovare quindi. Lucifer Morningstar, sì. Sì, quindi. Credo che comunque Deagle sia abbastanza conosciuto. Anzi, cioè, credo che l'unica idea è che potrebbero essere Astra, Spooner e la nuova Zari. Forse sì. Beh, Microri lo conosce. Vabbè, comunque Mick non si è visto sta puntata. Ecco, l'unico. Smaltiva la sbornia. Comunque, la puntata finisce. Comunque loro sanno che Sara comunque ha nuovi poteri. Alla fine, secondo me, questa storia dell'ibrido alieno, viene umano, viene accantonata per dire che Sara ha nuovi poteri. Punto lì. Nota bella di questa puntata. Te lo dico io, è il cantastorie che strimpella e che canta durante tutto. Perché c'è un cantastorie che racconta la narrazione della puntata, anche alla fine sulla Wave Rider. Infatti dopo Sara dice, fa buttatelo fuori, non voglio il cantastorie dentro la mia nave. Ecco, l'unica cosa che magari potrebbe far sorridere è quella, però di solito in sostanza, a parte la storia della fontana dell'impero che sicuramente tornerà fuori, e quindi ci sarà questa side quest tra... Gary e Constantine per andare a trovare la magia. Il resto è tutta fuffa. Diciamocela, Io ecco. guarda, l'ho trovata una puntata oltre che piuttosto Noiosa, pessima, debole noiosa. comunque, anche molto metanarrativa, perché da una parte dicono loro, come se non ce ne fossimo accorti, che non sanno più che fare di Nate. Quindi tutta questa frustrazione che lui ha da mesi, che proprio lo dice da mesi, che è così, sì, perché pure noi stiamo vedendo queste puntate e non capiamo che ti fanno fare. E alla fine c'è un piccolo, diciamo... Contentino. Regalino che gli fanno, un contentino per dire guarda, vai a trovare Zari 1.0, anche perché l'attrice lì potrebbero benissimo ogni tanto cambiarlo. Vabbè, cioè, non è che sai, l'attrice non c'è più, vabbè. E quello, dall'altra parte anche di Astra Spooner, di Spooner che non capisce che poteri ha, che non li vuole usare, perché effettivamente anche lei è una nuova entrata, ma finora non sappiamo nulla. Di Gary che comunque vada ora è diventato alieno, che nessuno lo sa, meno lo possiamo utilizzare in qualche maniera. Però sì, è una puntata veramente che poi questa dovrebbe essere il secondo arco, cioè con questo siamo arrivati esattamente alla metà, 8 su 15, e non si capisce dove andremo a parare. Io credo che Bishop sia ancora vivo, quindi io credevo che tutta la storia degli alieni l'avessero tolta, invece questa puntata ha un alieno, Ma quindi perché chi riporteremo? devono giustificare la presenza di Spooner. Tra l'altro non E si. ora anche la nuova identità di Sara, che ora ha un DNA per metà alieno, il manufatto alieno che Constantine deve andare a cercare, e sicuramente ritornerà Bishop. Però mancano sette puntate, ma se sono tutte così è come se ne dovessero mancare 70.
sono un po' pesantine. Ora, se settimana prossima abbiamo una pausa, che forse invece è meglio non ci fossero pause, che prima te le togliamo meglio è, e comunque Troppo critico. rivedremo tra 2 settimane se veramente parte la seconda metà della stagione in maniera un pochettino più decisa ed intensa, perché ci sono tanti personaggi ma non sanno come gestirli. Ecco, altra cosa, la presenza di David Ramsey come John Diggle, come Bassa Reeves, che ce l'ha da contratto perché apparirà in tutti gli show. Però se deve fare queste puttanate, gli dici: guarda, dammi quello che devi e io sto a casa perché è inutile che io. È probabile che lui magari nel contratto doveva avere sta roba qua, Magari la nel scorsa senso che lui stagione. aveva che doveva avere magari delle apparizioni, perché magari dovevano fare anche in questo caso un crossover, e di solito, visto nei crossover, loro hanno la cosa di adesso non mi viene. Quando fanno i crossover, una volta una puntata di Legends, una volta una puntata di Batwoman, eccetera, e quindi lui probabilmente era l'unico nel contratto Doveva che apparire doveva in fare tutte le un'apparizione. Esatto. Esatto, e quindi ora hanno fatto Tu credi sta che roba qua a per... parte le puntate evento di Flash, che saranno 5, mi sembra, a partire da novembre, le prime 5 saranno evento, poi credo che dopo arriveranno a Natale e poi dopo riprenderà a gennaio con la nuova storyline, credo Flash, che comunque chiude, secondo me chiuderà la serie. Quindi sarà questo mega evento di 5 puntate come abbiamo sempre avuto i crossover prima di Natale. Se non mi sbaglio, se ti ricordi anche tu, giusto? Quindi alla fine penso Penso che di John sì. Diggle apparirà l'ultima volta lì e poi dopo basta. Finirà la sua perché anche perché se Flash chiude, Legends chiude, non credo che lui apparirà. Adesso lo vedremo Credo anch'io. nel È prossimo. vero che David Ramsey ha diretto questa puntata, quindi era sul set e gli hanno fatto fare questa comparsata qua. Io credo che però dal prossimo ciclo di stagioni credo che non sia necessario avere questa guest. Magari lo faranno dirigere perché magari si diverte a fare il regista, ma io credo che se deve fare queste comparsate va bene anche adesso vedremo cosa capiterà in Superman e Lois, che la vedremo la prossima volta, la prossima puntata ci sarà John Diggle e credo che anche nella prossima di The Flash ci sarà nella puntata numero 16. Che dovrebbe essere la 150esima, no, 149esima. Perché 149esima, sì, la dovrebbe apparire. 150esima è il Sì, ma 17. sì, credo comunque sì, che era magari qualche cosa di contatto. O anche per fare una sorta di easter egg, perché effettivamente Deagle è tra i più vecchi. Sì, ora credo che è il più vecchio. Non essendoci più Steven Amell, Sì, è partito dalla è prima puntata di veramente... Arrow, eh. È proprio il più vecchio. Esatto, quindi è tra quelli lì, e quindi magari anche come omaggio, come filo conduttore, lo fanno apparire qua e là. E visto che magari sulle altre serie che avvengono allo stesso tempo possono far vedere che lui casualmente si trovava in una città che non fosse Central City, che non fosse Star City, Lui era andato via da Star questo City ovviamente non alla fine poteva. di Arrow. Era andato via alla fine di Arrow da Star City. Sì, era andato, però alla fine, se pensi anche a Flash, Cisco, che va a Star City perché Argus sta lì, quindi però sicuro che magari è tornato là, ma vabbè. Però lì ci può stare che si muove nelle varie città, o Central City, National City, quella che sia. Con le leggende non lo può fare perché loro vivono una navicella fuori dal tempo e dallo spazio. L'unico modo è fargli fare una comparsata del genere, perché avesse avuto più senso, ma vabbè. Questo Questo ci ci teniamo. Hai teniamo. di dire qualcosa, Andrea? Su questa meravigliosa puntata? Francamente no, perché credo che, come hai detto te, non è che c'è tantissimo, non è che possiamo anche speculare su cosa accadrà Manco che nelle, cazzo perché la dici? puntata, la 7 sembrava quasi una chiusura di quell'arco lì, Sara separata, Bishop minaccia eliminata, eccetera, eccetera. Questa teoria doveva anche far partire qualcosa, e poi visto anche la pausa del 4 luglio, l'Independence Day, mi aspettavo un cliffhanger tale come è successo con Superman e Lois, cliffhanger, perché tu dici: ok, ora c'è la pausa e voglio vedere, non vedo l'ora di vedere come prosegue. Qui l'unica cosa, questa minaccina qui sistemata, anche il segreto di
di Sara ormai lo sanno tutti. L'unica cosa è che vediamo Constantine che parte alla ricerca di questo manufatto e a questo punto, questa fontana, a questo punto speriamo che magari rimbastiscano una trama di lui tipo novello Indiana Jones che va a cercare sta roba, potrebbe essere interessante, almeno potrebbe essere più divertente. Va bene, quindi noi con Legends ci vedremo fra 2 settimane, giusto? Sì, Esatto,2 settimane. esatto. Se volete comunque rimanere aggiornati con i video dell'Arrowverse, ci sarà The Flash domenica e The Flash domenica prossima. Quindi ti è. Perché c'è solo quello. Se no, ci sono altre cose. Assolutamente. Beh, la prossima settimana c'è Black Widow, quindi ci va anche di lusso. Considera che se non succede nulla, quando la settimana prossima registreremo che abbiamo solo Flash, sia te che avremo visto Black Widow. Sì. Va Perfetto. bene, grazie mille e alla prossima. Alla prossima, ciao.